Buongiorno. Uè, Jennifer Nghea. Ah, bellissima. La riforma sanitaria è arrivata? Ma cosa vedo nei miei occhi? La colazione. Belli, non vi mettete in briscio. Non è roba vostra, chiaro? Come non è roba, no? È bugia. È per Marcello. E c'è Marcello, il figlio della gallina bianca. Ah, e Marcello è raccomandata. Mo ci va! Non è raccomandato, giovane. Mm. Perché? Ci sono qualche problemi? Problemi, certo. La potevi preparare pure a noi la colazione. Bella, dov'è? Al bar devi andare, ragazzo. Anzi, Marcello dov'è? Ci sono accesso. Ma tu chiami da Kest? Jennifer, non si mette in bridge che tu sei femmina e non posso sparare. Gli sparo custess, ma... Ciao, Jennifer. Ciao, Marci. Ciao. Sì, no, allora... Marci, Jennifer, ciao, belli. Oh, no, qui si è fatta pomicia. Anzi, secondo me tu stai gelendo all'azimento. Vogliamo stare in silenzio, per piacere? Certo, mi tasta. Marci, t'ho preparato la colazione. Vieni. Sì, con le mani mie. Ma buona. Che bel pensiero che hai avuto. Avete avuto un pozzicato di limo, ci è pigliato. Marci, ci vediamo dopo. Che qua non è un posto per una signora. Ci vediamo dopo. La sala della picchia. La signora! Jennifer! Moccia spare! Ecco che se la mangi più. Che devo fare? Mangia, mangia. Tatattina ancora ti fa qualche boccon di traverso. No, io... Lui vieni, prendi il medicinale, apre e butta dentro. Fai corso, deve prendere il fastidio di mettere in ordine. Tutto sto sordo fastidio. Tanto c'è il fesso che mette a posto qua. Ci mancherebbe altro, sì. Idmo se va a fare tutta fatica. Là, tutto a posto? Tutto a posto. Prima non era a posto, adesso è okay. Tutto a posto. E che cos'è tutto quest'ordine armadietico? Che succede? Ti piace? No. È stato messo tutto a posto. Scommetti che è passato il fesso di turno che l'ha messo a posto, eh? È vero, è passato il fesso di turno. Ti dico pure chi è il fesso. Sì, non lo sai. No, sì. Come non lo so? Sentiamo. De Luci, chi deve essere? Errato. Come sarà? Non è De Luci, possibile? Io. Tu? Tu sei... ma si vede che è un lavoro di professionisti, eh? Io sono un fesso professionista, eh? I fessi fanno certe cose. Senti, vabbè, ci vediamo più tardi, no? Sì. Senti, introna? Sì. Te ne stai andando? Sì, c'ho da fare di no. Vedi, già che vai, portati sì. Questo. Va bene. No, no, non venire qua. Non venire. Vieni lui da te. Panta. Oh. Così che la signora che è venuta ieri è la tua ex moglie. Sai cosa mi piace di questo ospedale a me? La discrezione. Sì, ma... Perché è venuta? Te lo sei chiesto? Ti sei data una risposta? Neanche se mi avessi data una risposta, te l'ha data io la risposta. Oh, e non me la sei data. Il mio è un puro parlé. È puro parlé. Devo passare 6 ore e 40 minuti in questo ospedale, io non mi sono avanti. Sì, e vuoi passare 6 ore e 40 minuti con i fatti miei, tu? Oh, Santa, ci stai fottuto stamattina, non si può proprio parlare anche a te, c'è così. Me lo vuoi dire, dimmi, non me lo vuoi dire, non mi si dice. Non te lo voglio dire, ok? Ciao Nicola. Ciao Ornella. Come stai? Bene, ciao. Ero da queste parti, ho pensato. Adesso vado da Nicola e lo invito a pranzo fuori. Vuoi venire con me? Come a pranzo fuori? A pranzo fuori dall'ospedale? Sì. Veramente, Adi? Sì. Cioè, dobbiamo uscire fuori di qua, proprio andare a pranzo... Dove? A Bari? Degli amici miei hanno aperto un ristorante dove si mangia benissimo. Ah, qui a Bari? A Bari, vicino San Francesco all'Arena. Il ristorante si chiama Il Grecale. Il Grecale? Madonna, proprio oggi che il cuoco aveva fatto il gnocchi col pomodoro. Che cosa? No, niente, volevo dire, stavo a dire a me, agli amici. Però, Nicola, forse hai ragione, scusami. Io vengo qui dopo tanto tempo, ti invito a pranzo, scusami. Ma stai scherzando, è una cosa bellissima che tu mi dici. Siete, aspetta un attimo, guarda. Stai qua un attimo, accomodati, vengo su. Il caffò, madonna, mi ha invitato al pranzo, fuori dall'ospedale. Madonna, c'è emozione, io mi sento tutto un corpo, un boom. Madonna, a me non provavo questa cosa da quanto, ci ti dici da un sacco di tempo, non provavo questa... Dimmi, aiutami tu, dimmi, che devo fare? Devo andare a pranzo o non devo andare fuori dall'ospedale?
a me, non me ne frega più. Che sarà risponde? Bella cosa, bella amico. A te mi fa la canzone. Un amico in più, più si è, meglio è. Tal cosa canzone, tu sei proprio d'aiuto a me. Guarda, sei un amico, senza di te mi vedrei perso, boh. Ornella, Ornella, tu stai qua, eh? Stai qua che io vengo subito, capito? Non ti muovi, dialoga con lui, cioè parla solo da solo. Beh, un momento. Marcè, Marcè, sin da un frate tu, Marcè, via plechia che a Lambermai, a Jennifer. Ma no, dai, ma perché devi dire così? Ma lo sai, lei è proprio così, è affettuosa e amichevole con tutti, dai. Oh, uscia. Che mai si dice troppo guetto, che amichevole. Che di spolpesce, che di una cerchiata va a fare di te. E tu sva a pesce. Boh. Che te un certo retrato sessuale, dama! Dammi una lottura che l'austriesce! Adesso la palaluce non che voglia! Che conta qua! A carne macinetta, che tu fai? L'avete sentito a me! Ma perché devi pensare sempre a qualcosa di male, dai? Ma non ho capito perché, devi vedere sempre il losco dappertutto, dai! Il losco? E il mang losc dall'asata! Losk d'los, du là. Marcel, poi mi verrai a dire che qualche notte tra da chi è in dolitra, da chi è... C'è se ci sono? Che è? C'è un attacco ansioso. Che cosa? Io piacevo che aiuto. C'è se ci sono? Oh, vado a dormire. Ehi, c'è? Panico, c'è se ci sono? Aria, respira profondo. Panico, panico. L'hai detto. Pigo un esatto, pazzè. Mi piace, piccia, prendi l'aria, ma tu mi fai spiegare la birra a me, c'hai un fiato che non si capisce. Pazzè, la birra faccio buona, è antiossidante. Pigliato, c'è se ci. Che è successo? Ornella è tornato. Ma che ci m'ha fatto? Come ci m'ha fatto? M'ha invitato a pranzo fuori dall'ospedale. Ad avere. E si è agitato. Madonna, che io so 10 anni che non esco qua, quando all'improvviso me ne esco. E festeggisci l'anniversario. Non ci voglio andare. Ma tu sei preoccupato per un posto dove ci mangiamo con si paga sé? No, c'è il fatto del pagamento. È il fatto dell'ansia di uscire da qua. Ma sì, ehi, sai, c'è questa spinta. Sì, dai. Piglio mu stare a bordo, panzè. Non ci può uscire. Pigli una scernata diversa. Is. Guarda, io stare gli gnocchi, qua. Posso... Ma lo so, vi da voce cosa posso preparare. Tu poi tu dici che devo andare. Ornella, diciamo che. No, ho sento. Voglio stare qua, non voglio andare. Butto, per favore, vis e is. Ma piglio stare, rimani. Non voglio uscire, non voglio uscire. Sì, te sana stai niente, anche. Non ci voglio andare. Oh, salve, raga. Ciao. Beh, boh, vado, mi sono convinto. Sì, vado, è giusto, sì. Prendi le SSR, boh, vado. Salve. Cioè, te ne stai andando? Io ho portato dei CD di musica a me. Hai portato i CD? Sì, no, peccato. Mi dispiace proprio, Ma vedi che sfortuna oggi, vedi proprio io scappato la musica, così me ne devo andare. Che ci vuole una fortuna alle volte. Beh, voglio buona musica. Scusi, va. Spanzè, sì, sì. Noi invece abbiamo avuto culo, Marcello. Sta felice oggi. Dal, felice, dal. Dan Gil che è stato ammazzato, io c'è nuovo, Senta, non mi faccia domande sui reparti perché io non sono mica il portiere, E come ti sei vestito? No, devo uscire, devo andare fuori. Ornella, pronto? Andiamo? Sì, e ormai piano piano però, che c'ho queste scarpe da 10 anni me le metto. Andiamo. Sì. Ciao Cafonio, noi usciamo, Oh, mi raccomando, torna presto che ti aspetto, Ma l'ho battuto un sacco di soldi su quelle carte. Ma gli voglio tanto bene.
esiste proprio. Doveva avvertire prima me. Ma scusa, Diomede, che male c'è? È uscito con la moglie, tornerà più tardi. Ma guarda un po' che devo stare a sentire io da un infermiere di livello. Ma voi avete preso questo ospedale per un albergo? Ditelo! Oh! Oh, che polpanza! È la prima volta che esci in 10 anni. De Lucia, vuoi chiudere un attimo la finestra? Ho sentito un vocio. Deve essere passato qualcuno per la strada. A dir la verità era Introna che parlava. Io? Quando mai? Hai visto? Quando mai? È impossibile. Introna, se non viene interrogato da me, non parla. Hai visto? Impossibile. Data stai cheat. Cheat! A che ora torna il Panze? Penso nel primo pomeriggio. Bene, come torna, avvisatemi immediatamente. Adesso potete andare a svolgere le vostre mansioni, che tradotto vuol dire Shatafedan. Guardate, guardate quanto sono belli. Ora che sei morto, ho letto il tuo diario e ci avevi scritto, sì, l'avevi scritto, sarò lapidario. È finita. Giri, per favore, vuoi bene a me? Dammi che da questo. Da se la fornim che sto castro o care, dai. Però si sente sempre quella poesia, quella capacità di dire tutto in poche parole, vero? Poche parole? Io che sento una parola salute per descriva felice. Una gastema bipà. Senti, Felice, ma a te come ti viene? L'ispirazione. No, come ti viene di rompere la scatola a noi? Vabbè, ragazzi, ma che significa questo fatto? Ma non scherziamo, l'arte è l'arte, Ma c'è da scherzare che su tirapiti non so politica. Sì, guarda che un giorno ve lo chiederanno e voi potrete dire chi è Felice? Io l'ho conosciuto. Ma, speriamo che un pochino di sud allora, ma... No, è che a voi vi piace solamente l'arte consolatoria. Sì, a te l'arte funeraria. Vabbè, che cosa vi devo fare? Il cia-cia-cia? Vi faccio il cia-cia-cia. Cancellaria almeno, magari. Un divertimento, un bald group. Una cosa a lei! Dai, fallo, dai! Suonisci, non sono problemi! Ciacciacci! A Piero, il mio amico vero! Piero, il mio amico vero! Il tumore! Cia cia cia! Per favore, dammi il che da questo, non brutta salute, la linea cremata. E la iada a te. O sparchi! Non è ancora rientrato. Ma guardate un po', è quasi mezzanotte e questo non rientra ancora. Ma dove sarà andato? Ma guardate, signori, che qui stiamo perdendo la realtà. Qui stiamo parlando di un uomo di 50 anni. Non è un ragazzino. E che vuol dire? Come che vuol dire? Che non ha la ritirata. De Lucia? Dormi. Ok, va bene. Introna? Sì. Tu appostati vicino alla camerata del Panza. Come lo vedi, vieni subito ad avvertire. Scusi, ma non lo possiamo fare domani mattina questo fatto qua? Non è meglio riposare adesso? Tu dici? Sì, hai ragione, sì. Riposiamo, è molto meglio. Allora, stenditi qua. Grazie. Riposa. Siccome sono stanco. Immagino, con tutta l'amore di lavoro che ha avuto quest'oggi, figuriamo, sarà veramente esausto. Va bene. Tu stai qua tranquillo? Ti serve qualcosa? Magari. Che dici? Un po' d'acqua? Un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Sì, sì, sì. Vuoi tutta la bottiglia? Ti porto tutta la bottiglia? Forse è meglio, così se sei così non ti stai ad alzare. Vabbè, stai tranquillo, sì. Riposa. Beh, va bene, ci vediamo. Vado io dal Panza. Ancora acqua? No, va bene così. Marcello Unghea, mi sta preoccupando Panzetto. Dice che può essere successo qualcosa. E ce ne sa, non si vede ancora qualcosa.
No. Il mio storo, l'amici mio, è bello. Finalmente vi rivedo a tutte e due, quello mettevo l'ora. Picci, bello, lo mettevo l'ora. Le marci e picci. Amici mio, quello, sono stato buono. Sono uscito al ristorante. Ma tu sei brutto, diciamo, non lo c'è più. Ma tu il traffico mezzo alla strada. Brutto le macchine che passa la gente tutta incazzata, che tu faccia così, guidi, suoni il clown, e sole, dove vanno, acidi, non scatti il verde, manca c'è il rosso, come scatti il verde, e se sono, non ci voglio più, io da qua per 10 anni non mi muovo più, terribile la gente. Panzè, il mangiare, come è uscito mangiare? Bello, quello è bello. Che si mangia? Picci, sono mangiati i tagliolini ai frutti di mare. Buoni! Guarda, non lo sentivo da 10 anni. Poi abbiamo, diciamo, di pesce, e poi ho avuto qui. Sicuro? No, mi sono fatto canos, Picci, mi sono fatto canos. Panza? Voilà, carissimo! Che ci fai tu qui? Stavo dicendo... Ah, qua, sai andare al mio letto. Era il tuo letto? Was? Ha detto non è più. Scegli was. Che è il letto? Questo è il letto mio. Non è chiuso tu, te ne sei andato, l'abbiamo dato un altro paziente. Oi, ma stiamo scherzando qua. Oi, guardi, non dici in fesserie. Non dire fesserie, per piacere. Panza? Are. Dove devo andare? Ma che stiamo scherzando? Devi andare? Fuori. E tu? Prendi la guida monaci. E vedi, alberghi. Alberghi? Sì. Io? E c'è Naldo, tu? Oh, questo è il titolo a quello, che sia, non facciamo queste cose, eh? Io non posso andare da nessuna parte qua. Panza, tu la prossima volta che te ne vai e non avvisi, ulit, du fat spares! Va bene? Madonna santa, va bene, la prossima volta. Sì. E questo sia chiaro a tutti! Babù! Scusi, la prossima volta ti avviso al telefono, mi sono scordato di telefonare. Ah, usai che ti sei scordato? Una telefonata non si fa? Ciuccio, bestia! Pensavo. Diomede? Che... Tu non pensavi proprio a niente? Un'oretta venivo. Venivi? No. S'avvisi? Diomede? Mancherò. Io prendo atto e a posto. Scusami, non lo faccio più. La prossima volta il primo servizio. Beh, è bello, Diomede, scusa. Tu, c'ha mente la bocca. Ma che cosa ha bevuto? Su metanolo? No, il vino. Beh, vabbè, senti. La prossima volta non ci sarà, perché io da qua non mi voglio che io manco ci va sparato. Tu la prossima volta mi avvisi. La prossima volta mi avvisi. Non ci sarà. Marcello? Tu adesso mi devi dire una cosa. Assai da fare con questo cacchio, felice. Felice? Ma quello è mio amico, ma perché? Da fastidio a qualcuno? No, a nessuno. A te da fastidio? No, watch this proprio. Panza, e a te da fastidio? A me no. Magari muore. Visto? Marcello? Via. A Vasparesh, va bene? È chiaro? Beh, buonanotte a tutti, si dorme! Non dirmi mai che siamo insieme, che la notte adoro l'ospedale, quanto è bello questo ospedale finalmente. Pazzè, bentornato a casa. Bello, bravo, voglio Picci, Marci, la Mishmi. Ora dice bello. Boh. Introna! La smetti di russare? Oh, scusa. No. De Luci. Oh. La smetti di russare? Ah, scusa. Introna! La smetti di russare? Scusa. Ah. De Lucia. Oh. La smetti di russare. Ah, scusa. Introna! Fine della 48esima puntata. Moduna, ma come ti sono guai? Che te la retrazze sua? Damo! Boh, te ha fatto la paloce, dice! Da verità! Ma sì, gli abbrucchi! Che ti sono guai? Da verità! Sulla peluche, no?
esagerazione. Ma è delicato, c'ha la paluscina. La paluscina. Scusate. Un velo di paluscina. Ho fatto di tutto per resistere. Ci ho provato io a resistere. Qual è l'ultima battutata? Allora, la pleca che è da Jennifer. Ero concentrato a non ridere, mi sono dimenticato che dovevo dire la battuta. Scusa, vai. Ma no, ma perché dici così? Lei è proprio così amichevole e affettuosa con tutti, dai. Che è affettuoso? Che è con tawandi, the zombie wet. Che è di disperpace. Oh, come sei che? Mette la retra sessuale. Mette l'angola paloso. Oh, sei come... Dai Marcello, dai, ridi, dai. È un gioco sessuale, dai, ridi pure tu, però. La peluscina. La peluscina, che c'è da ridere? La peluscina. La paluscina. La paluscina. È russo. Paluscina. Oggi volevo un soprannome a Jennifer. Uè, paluscina. Che sul pesce. Boh, una cerchiata va a fecca. Tu te ne vai, via. Voli. Che c'è un certo ritratto sessuale. Boh, ma... Che c'è una paluccia. Non ce la fa. Un po' di la surchiata. Non ce... Che non... Già stiamo a congelare con tre. Chi ti vuoi insegnare il sesso? Non aggiungere niente. Che te un certo retrato sessuale. Dama, dammi una lutturca l'austriaci. Che dai. Sei bastardo però, scusa. Facciamo un'altra scena. Facciamo un'altra scena, ragazzi. Dai. Perché lui è bastardo, dai. Pensa alle cose tristi. No, basta, dai, ci mangi, dai, la facciamo, dai, me.